Ciao bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video di Avventure Napoletane. Oggi devo uscire, andrò al centro storico di Napoli e quindi ho deciso di portarvi con me. Non so se riuscirò a fare qualche ripresa fatta per bene. Intanto magari in qualche giorno, quando non avrò scuola, quindi magari sabato prossimo, mi organizzerò per fare delle riprese già dalla mattina, perché ho intenzione di portarvi un video abbastanza figo in giro per Napoli che sto ancora strutturando per bene. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Quindi niente, io vado a finirmi di preparare ed esco. Intanto sto usando inquadrature a caso, ma ormai lo sapete, per appoggiare il telefono e per riprendere. Ah, e come vi ho detto anche nello scorso video, ovviamente sto editando tutto da telefono perché il computer mi dà problemi. Bene così, se riuscirò a risolvere vi terrò aggiornati, ma non credo proprio. Sono in ritardo, quindi entro in inquadrature cinematiche come le altre volte. Male. Dai. Eccoci arrivati al nostro portone. Ah già, la mia migliore amica ha messo gli occhiali, quindi vedrete anche la mia reaction, perché ancora non l'ho vista da vicino con gli occhiali. Questo solo è foto. Oh. Ok, stai bene. No, sembrano più grandi. Dopo che ci siamo incontrate, siamo andate in pullman e ci siamo sedute. E qui invece state vedendo qualche clip di Via Toledo. Praticamente stavamo passeggiando, stavo chiacchierando con la mia migliore amica e quindi appunto ho ripreso giusto qualcosina. Qui invece siamo arrivati alla fermata proprio di Via Toledo, quella precisa, diciamo. E volevo andare da Bershka, ma in realtà c'era un bordello esagerato e quindi ho deciso di non entrare. E qui ho lasciato la ripresa accesa perché volevo farvi vedere leggermente quante persone c'erano ed erano solamente le 5 e mezza. Perché ovviamente la folla vera e propria sta sulla sera, tardi comunque. Quindi qui era solo poca gente rispetto a quella che poi abbiamo rincontrato al ritorno. Qua invece siamo a Piazza Plebiscito, come vedete la chiesa San Francesco di Paola, e qua invece volevo riprendervi questo bellissimo tramonto sul golfo di Napoli, sul lungomare di Mergellina. Davvero davvero fantastico, ragazzi, ci ho fatto anche delle foto e penso che le avrete anche già viste. E niente, che fai, te ne privi? Qua invece stavamo discutendo su chi avesse ragione delle due per una statua che sta qui, infatti tra poco lo vedrete, intanto io facevo qualche altra ripresa del panorama. Sta tentando inutilmente di trovare il nome di questa statua. Nel dubbio non sappiamo di chi sia la statua, comunque c'è un bellissimo tramonto e ci ho fatto anche un video delle foto. Qui invece stavamo passeggiando per il lungomare di Napoli, di Mergellina, e niente, anche qua un po' di gente e c'era il tipo con le rose, infatti io ho detto alla mia amica che mi mancava perché non lo vedevo da parecchio. E niente, sì, un po' di gente ferma e poi ovviamente le solite bancarelle dei nostri amici indiani o comunque africani. Lungomare di Mergellina. Oh. Vabbè, nel dubbio siamo a Piazza Plebiscito. Castelnuovo. Back in Piazza Dante. Sono a fare uno spettacolo delle marionette là. E io devo andare a prendere qualcosa da bere. Qua finalmente avevo preso da bere dal kebabaro di fiducia. Mentre qua stavo praticamente in pullman e mi ero riseduta per tornare finalmente a casa. Le fare del risato? Ma proprio una e due. Ok ragazzi, io sono appena scesa dal pullman, mi sono salutata con la mia migliore amica e adesso sto tornando a casa.
Comunque mi dispiace se non avete capito molto di quello che è successo, ma credo di aver fatto degli intermezzi tra le varie clip che ho girato. Purtroppo se scendi con altre persone è sempre un problema a riprendere, perché comunque non è che puoi stare lì, diciamo, tutto il tempo a pensare al video e non a loro. Quindi ho preferito comunque godermi la mia migliore amica che non vedevo da parecchio e boh, non riprendere quasi niente. Sono arrivata. Apri! Sweet home. Beh, finalmente aggiungerei, anche se è abbastanza presto. Oh, sono a calduccio nella mia bella casetta, quindi direi che posso sedermi e spiegarvi un po' tutto ciò che è successo. Praticamente oggi sono uscita con la mia migliore amica, che non vedevo da circa 3 settimane, perché a causa di impegni vari tra scuola e altri impegni personali non siamo riusciti a vederci prima. Quindi ci siamo organizzate e abbiamo deciso di uscire oggi. Nei miei piani c'era anche fare un vlog per YouTube fatto bene, quindi come Dio comanda, tipo quello che ho fatto a Barcellona, dove ho ripreso gran parte di ciò che ho fatto durante quei giorni. Il problema principale è che ovviamente a Barcellona parlavano spagnolo, quindi nessuno mi sentiva. Invece qua parlano italiano ovviamente, quindi tutti mi capiscono e... Comunque, non so perché, ma mi dà quella sensazione tremenda di timidezza assurda. Quindi già era difficile per questo. Mettiamo in più il fatto appunto che stavo con la mia migliore amica che non vedevo da 3 settimane, quindi avevamo un botto di cose da dirci che non sono proprio opportune da dire su YouTube, comunque. E quindi, niente, fatto sta che non ho ripreso molto. Comunque, dopo la clip che avete visto dove ho fatto la reaction alla mia migliore amica con gli occhiali, siamo andati a prendere il pullman. Abbiamo preso il pullman, per fortuna non è passato neanche troppo, dopo troppo tempo, circa una decina, quindicina di minuti, comunque, cosa molto strana qua a Napoli, e ci siamo anche sedute, quindi fin lì tutto a posto. Poi siamo scese a Piazza Dante, perché era la fermata più vicina appunto a dovevamo andare noi, quindi praticamente proprio al centro di Napoli, insomma. E da Piazza Dante, dopo che siamo scese dal pullman, ho fatto tutte le clip che avete visto dove abbiamo percorso via Toledo e siamo arrivate fin giù Mergellina. Arrivate a Mergellina abbiamo visto che c'era un tramonto magnifico, quindi ovviamente non potevo non sfruttare l'occasione per fare sia qualche ripresa ma anche comunque qualche foto che poi vi caricherò su Instagram, o comunque che avrò già caricato. Quindi se non mi seguite ancora su Instagram, @notairin, così non vi perderete futuri video. Ah, comunque prima di arrivare a Mergellina, ovviamente siamo passati per Piazza Plebiscito, ho provato a fare una ripresa della chiesa San Francesco di Paola, ovviamente vista da lontano, e credo di esserci anche riuscita. Comunque niente, dopo le foto scattate a Mergellina abbiamo continuato a camminare un pochino per il lungomare e poi siamo tornate indietro perché comunque si era fatta una certa, erano circa 6:30 e dovevamo rifarci di nuovo tutta la strada che avevamo fatto all'andata per andare sotto la fermata a prendere pullman. Comunque niente, risaliamo tutta via Toledo, una strada enorme che è anche in salita, quindi è un po' pesantuccia insomma da salire. E niente, arriviamo di nuovo a Piazza Dante. A Piazza Dante c'è un kebabaro molto simpatico che ha dei prezzi ottimi, quindi abbiamo preso 2 Coca-Cola per bere, dato che si era seccata praticamente tutta la gola. E quindi lì avete visto la mia clip sotto Portalba che camminavo mentre mi bevevo la mia bellissima e simpaticissima Coca-Cola. Quindi mentre bevevamo siamo andati verso la fermata a Costantinopoli per aspettare il 184 che poi ci avrebbe portato a casa. E così è stato, dopo circa 20 minuti sempre è passato, io boh stasera cos'è non lo so... E niente, ci siamo addirittura anche sedute nuovamente, quindi lì proprio boh, temporale. E quello che è successo dopo l'avete già visto.